In Inghilterra la caccia è una tradizione ancestrale, una religione si potrebbe dire. Io mi sono avvicinata alla caccia quando studiavo in Inghilterra, quindi da questo punto di vista è stata la mia culla. Ha delle regole affascinantissime e guai a chi la pratica senza rigore. Lo scritto di Pastrone, che riguarda le caratteristiche di lavoro del setter inglese, sul tema del movimento, cioè del galoppo, si esprime con dei termini che sono i seguenti: spigliato, rapido ed elegantissimo. Le cronache dei primi dell'Ottocento ci raccontano che Edward Laverack, un umile calzolaio inglese diventato improvvisamente ricco, decise di dedicarsi completamente alla sua passione, il cane da caccia. Fondò un allevamento nel Westmoreland, dove, dopo un'interminabile serie di incroci, accompagnati da una rigorosa selezione, riuscì nel 1825 a fissare i caratteri distintivi della razza, che ancora oggi indichiamo con il nome di setter. Porta su, bravo, lascia su, vieni qui, vieni, vieni, lascia, lascia. Bene, 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 bellissima sta storia. I primi setter apparvero in Italia alla fine dell'Ottocento ed ebbero immediatamente un grande successo, al punto che oggi la nostra nazione può essere considerata la seconda patria del setter, per numero e qualità dei soggetti presenti. Fermati, bravo. Non è la prima volta che mi si chiede che cos'è un pointer. Un pointer è un bracco. Quando dico che il pointer è un bracco, qualcuno mi guarda storto. Non è vero, il pointer è semplicemente un bracco selezionato dagli inglesi da vecchi bracchi continentali. Non è senza significato che gli assi craniofacciali siano voltati verso l'alto. È un cane tipicamente ventatore, cioè deve avventare, per cui la testa alta e il tartufo portato in alto facilita la possibilità di ventare, di avvertire delle ventate alte. Allora, andiamo sotto, Estè. Bravo, bravo.